Hey, where are you going? School. But we need to talk about the rewards. Later. Bocca al lupo per l'esame. E la corruzione, anche attraverso il riutilizzo di beni confiscati e la diffusione di informazioni su tali beni. Il PON Legalità dispone di 377 milioni suddivisi in 4 assi di intervento. Gli assi che interessano i beni confiscati sono l'asse 3 e 4. L'asse 3 è finanziato con fondi a valere sul FESR. Questo vuol dire che si possono spesare per la realizzazione di piccoli ma significativi interventi di natura infrastrutturale. L'asse 4 è finanziato con fondi a valere su FSE. Questo vuol dire che le risorse possono essere destinate a interventi di natura sociale. Il principio guida per la selezione degli interventi è la localizzazione del bene confiscato in aree meno sviluppate. La nostra scuola, il liceo di Neonci di Palermo, è situata in un bene confiscato e potrebbe essere interessato all'asse 3, perché è relativo alla rigenerazione degli immobili confiscati nelle aree con un alto indice di presenza mafiosa. I requisiti di ammissibilità per i progetti che si possono presentare sono: la presenza di un modello della futura gestione di servizi, la valutazione di possibili problemi in relazione al bene che possano portare all'impossibilità di realizzare gli interventi di riqualificazione, l'analisi della domanda rispetto all'utilizzazione del bene, la localizzazione in aree particolarmente interessate da tassi migratori, alto tasso di criminalità, la capacità amministrativa delle future amministrazioni assegnataria dei beni. Abbiamo appreso che è possibile prevedere la ristrutturazione della scuola anche con i fondi europei 2014-2020 programmati a livello regionale. La nostra scuola ha gravi problemi di sicurezza. Abbiamo bisogno di un impianto di riscaldamento. Sarebbe bello poter aver assegnato un altro bene della confisca Ienna alla scuola per recuperare spazi per laboratori, palestre e uffici. L'asse 4 del PON Legalità è dedicato alle imprese sociali. L'asse 4 prevede l'inclusione sociale e la diffusione della legalità. Grazie al percorso promosso dalla Fondazione Progetto Legalità Onlus, abbiamo conosciuto due esempi di realtà che sono esempio di lavoro sociale: la Sartoria Sociale di Palermo e la Cooperativa Alice di Milano. Inoltre, abbiamo conosciuto un esempio di lavoro collaborativo che potremmo prevedere all'interno dei locali scolastici, il Fab Lab We Make di Milano. Un Fab Lab mette attrezzature a disposizione di artigiani digitali per realizzare progetti o prototipi. Se c'è bisogno, insegnano a usare il software per la macchina di cui hai bisogno, per esempio una stampante 3D. Ma soprattutto ti mettono in contatto con altri maker, artigiani digitali come te, con cui puoi scambiare o condividere conoscenza. All'interno dell'asse 4 c'è anche una misura dedicata al reinserimento dei detenuti. Quando, con il progetto Legalità, siamo andati a Milano, abbiamo conosciuto un esempio di lavoro riabilitativo, pranzando all'osteria Antichi Maestri, dove vi lavorano ex detenuti e detenute, come chef o addetti ai servizi ai tavoli. Abbiamo anche conosciuto Carlo, o meglio dire, il brasiliano. Anche lui esempio di lavoro riabilitativo, visto che, grazie al teatro, è riuscito a reintegrarsi all'interno della società dopo quasi 30 anni di carcere. Vi consigliamo di ascoltare quello che ci ha detto. Trovate una clip alla fine di questo video. Quando siamo stati a Milano, grazie al progetto con il MIUR, abbiamo potuto vedere la bellissima mostra di Escher. All'inizio di questo progetto tutto sembrava confuso. Poi abbiamo cominciato a imparare tante cose. E a vederle in un modo nuovo. Fino a spiccare il volo. Per riuscire a vedere le cose dall'alto e costruire. Ma la mossa vincente è quella delle istituzioni. Altrimenti resterà tutto sempre uguale. E di nuovo confuso.
chiedi un aiuto, ti tendo la mano e prendi la mano e dammi la mano e prendi la mano e dammi la mano. Il padre il bambino lo tiene per mano, c'è tutto il destino in un palmo di mano. Le mani, le mani che sanno parlare, che sanno guarire e che sanno le varie cose, furti di biciclette, di macchine, rapine, per arrivare allo spaccio, poi allo spaccio internazionale. Allora, diciamo che nella criminalità c'è una forma di rispetto basato sulla falsità, sul terrore. Loro per la paura del mio modo di vivere mi facevano trovare il tavolo pronto, lo champagnino, il posto macchina. Appena arrivavo passavo davanti a 150 persone che facevano la fila a litigare con il buttafuori. Ti sentivi, cazzo, il padrone del mondo, porca puttana. Infatti sono stato arrestato in Brasile nell'89, sono entrato a 34, sono uscito a 50. Praticamente sono entrato che mio figlio aveva 2 anni e mezzo, è venuto a prendere l'uscita in macchina, per cui immaginatevi voi che mi sono perso. E allora ho detto, cazzo, che vita di merda. Ho detto, cerchiamo magari di vedere se c'è un altro tipo di vita. E ho iniziato a avere più rapporti con gli esterni, facendo teatro. Diciamo che il teatro mi ha proprio preso dentro. È molto bravo. E continuo, diciamo, tutte le sere faccio prove o faccio spettacoli. Cioè non c'è mai una sera che sono a casa. Beh, cioè, per modo di dire, non me ne frega niente. Cioè, perché ti sentivi forte. Adesso faccio la fila anche per prendere il pane. Adesso mi sento fortissimo. Io penso che lei sia l'esempio veramente lampante di come il tema della riabilitazione attraverso queste cooperative funziona.